Sarda contro Papu FC al Family Club. Si chiude il lunedì sera di playoff nella Lega dei Campioni Amatori. La formazione padrona di casa parte come meglio non potrebbe. Conclusione da fuori, precisissima, stratosferica la risposta da parte di Daniel Pina. Da quest'altra parte, dal dischetto Nicola Leoncini. Il Papu al primo tentativo è in vantaggio. Siamo al quarto d'ora. La risposta da parte dell'Oilsarda è pressoché immediata. E Marco Masida fa 1-1. Questa volta Daniel Pin non proprio benissimo. Al 20° minuto di gioco, Billy scende sulla fascia, palla messa nel mezzo. Alessandro Luigi Di Salvo approfitta della dormita della difesa dei padroni di casa. E il Papu a fine primo tempo è in vantaggio. Andiamo adesso a vedere quello che succede nel secondo tempo. Pin ancora ottimo, questa volta sulla punizione battuta dalla sinistra da Michael Sarrizzo. L'Oilsarda è scatenata. Sarrizzo riceve dalla destra, entra in area e col destro la mette sotto l'incrocio lontano. L'Oilsarda pareggia. Siamo al minuto numero 28. Carta alla palla del 3-2, ma cestina così il calcio di rigore che sarebbe potuto valere il vantaggio. Ancora Matteo Carta in possesso del pallone. Col mancino va a pescare il compagno sulla fascia. Palla messa nel mezzo. Il Papu allontana la palla non senza fatica. Michael Sarrizu, la palla messa sulla destra, ancora per lui! Michael Sarrizu è il protagonista di questa serie, di questa partita. 3-2 per l'Oilsarda. Michael Sarrizu andrebbe anche a realizzare la tripletta personale, annullata però dal direttore di gara. Il Papu si fa rivedere negli ultimi 10 minuti. Qui Sarrizu, prezioso anche in fase difensiva, sbaglia però tutto provando a far ripartire l'azione. Guardate cosa si divora Luca Porcu. Masala può ringraziare al minuto numero 47, però Luigi Di Salvo sembra segnare il gol che manda in rigori le due squadre. Se non fosse per Carlo Alberto Azzeri, guardate che azione personale e che gol! 4-3 Oilsarda a 2 minuti dal triplice fischio. E al minuto numero 50 l'Oilsarda mette il definitivo sigillo sulla qualificazione agli ottavi di finale. Ad andare in gol sarà ancora Carlo Alberto Azzeri, depositando in rete dal lato sinistro in area un traversone dolcissimo proveniente dalla fascia destra. L'Oilsarda sarà la prossima avversaria agli ottavi di finale dell'Eco Car Wash Quartu.